No, buongiorno a tutti. Michele ha anticipato che questo è il primo di una serie di tre webinar su alcune figure chiave, perché abbiamo pensato di centrare l'attenzione su queste figure chiave perché c'è un momento rilevante di iniziative, in particolare attraverso il piano triennale dell'informatizzazione della pubblica amministrazione, che devono essere coordinate tra i diversi livelli di governo, devono essere coordinate all'interno delle amministrazioni. In particolare questa figura del responsabile della transizione digitale è una figura nuova. La commissione parlamentare di Paolo Coppola ha rilevato che era un adempimento del codice dell'amministrazione digitale, diciamo trascurato, sul quale le pubbliche amministrazioni non avevano prestato la dovuta attenzione. E ha un po' strigliato le pubbliche amministrazioni nel chiedere una pronta individuazione di queste figure, e queste figure in qualche modo vengono nominate, ma allo stesso tempo spesso non è chiaro qual è il ruolo ed è importante ovviamente fare riferimento agli aspetti normativi, fare riferimento ai richiami che ci sono anche nel triennale che già vedete in questa prima schermata, ma è importante anche confrontarsi e ragionare tra di noi. Quindi, oltre a Ernesto Belisario che riuscirà a sintetizzare un tema abbastanza complesso in 40-45 minuti, dandovi tutti gli elementi poi per approfondire in maniera anche autonoma, poi avremo la testimonianza di Laura Castellani che dentro un'amministrazione questo ruolo lo sta esercitando. Chiederei a Gianluca di mettere intanto online una domanda. Vogliamo approfittare del fatto che siete in molti per in qualche modo come se fosse un barometro, sapete quando si picchia sul vetrino del barometro, non è una rilevazione scientifica, ma serve a capire cosa sta succedendo nelle amministrazioni. Quindi vi chiediamo di rispondere. Se il responsabile della transizione digitale è stato nominato oppure non è stato nominato, e nel caso che sia stato nominato ci sono tre livelli di operatività. Cosa intendiamo per questi livelli di operatività? Spesso vengono fatte le nomine formali, però non vengono assegnate le persone che devono in qualche modo comporre questo ufficio, fare da staff del responsabile, oppure non vengono individuati obiettivi chiari dentro l'amministrazione, oppure non vengono messe a disposizione risorse. Ecco, diciamo che il livello 3 è quando solo uno di questi tre elementi esiste, e il livello 5 è quando il responsabile è nominato, c'ha persone, risorse, obiettivi e quindi in qualche modo è pienamente operativo. Quindi vi chiederei un po' a tutti di fare un clic per darci, come dire, un elemento di riflessione ulteriore rispetto agli argomenti di questa giornata. Diceva Michela che devo sostituire Agid, purtroppo né Marco Bani che era fuori Italia né Tortorelli che era convocato in una commissione, hanno potuto essere presenti, si scusano, però ci hanno mandato alcune slide e in particolare c'è anche un elemento di novità importante che vi dirò. Quindi magari Gianluca, se mettiamo di lato il questionario, non mi addentro troppo su che cos'è il responsabile della transizione digitale, perché di questo ne parlerà ampiamente Ernesto, però richiamo un punto del CAD che dice che ogni amministrazione, per garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definita dal governo, deve affidare a un ufficio dirigenziale la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili di qualità attraverso una maggiore efficienza e economicità. Questo lo dice il CAD. La seconda slide che ci ha fatto avere Agid fa il riferimento invece al piano triennale e inizia a elencare una serie di compiti. Io mi sono permesso di riordinarli rispetto a come me li hanno dati, quindi mi prendo la responsabilità
di questa sequenza, perché c'è anche un po' di gerarchia. Prima si parlava di attuazione delle direttive impartite, il piano triennale è una indicazione da implementare, le strategie digitali sono una indicazione da implementare, il modello di informatizzazione della PA sono delle indicazioni da implementare. C'è un ruolo importante di coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo del CT, perché? Perché se serve una figura diversa dal classico responsabile della società dell'informazione, dei sistemi CT o come poteva essere chiamato nelle amministrazioni, è perché qui entra in gioco un elemento fondamentale di diffusione dell'innovazione dentro tutta l'organizzazione. Non è più un fatto, come dire, riservato ai responsabili delle tecnologie, innovare è un compito che riguarda tutta la dirigenza, tutti i funzionari, e in particolare serve un forte raccordo tra l'innovazione e l'organizzazione. Ovviamente c'è coordinamento e sviluppo dei sistemi informativi, delle comunicazioni e fonia, diciamo gli aspetti tradizionali, come pure il processo di dematerializzazione e gestione documentale. Il secondo webinar sarà proprio su questa figura del responsabile della gestione documentale, perché crediamo che tra queste figure ci deve essere una forte alleanza. Il responsabile della transizione ha bisogno di un buon responsabile della dematerializzazione. E ovviamente poi ci sono tutti gli aspetti che riguardano la qualità dei servizi web, sia interni che esterni, la promozione dell'accessibilità, l'usabilità dei servizi e gli aspetti, se volete, più tecnici, come quelli della cooperazione applicativa tra le PA e la sicurezza informatica. Questo è un quadro che viene dal piano triennale, quindi sono tutta una serie di elementi che in qualche modo il responsabile della transizione dovrà curare. Intanto vedo i risultati del questionario che dicono che sostanzialmente nell'80% delle amministrazioni non è stato nemmeno nominato e che solo nel 2% è pienamente operativo. E questo è un segnale, come dire, importante, perché significa che ancora, nonostante questa norma sia già presente nel codice dell'amministrazione digitale da quasi un anno, non c'è la dovuta attenzione da parte dell'amministrazione. Da questo punto di vista, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha previsto un passo avanti proprio nell'individuazione del responsabile, e questo passo avanti avverrà attraverso l'IPA, l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Quindi da quest'anno, questo era previsto nel piano triennale, le amministrazioni registrano i dati sul responsabile dentro l'indice della pubblica amministrazione. Sostanzialmente è stata già creata una unità organizzativa che è l'Ufficio per la Transizione Digitale, e a partire dal 1 dicembre sarà cura di ogni singola amministrazione inserire per tale ufficio il nominativo del responsabile individuato e i relativi riferimenti. Questo anche perché diventa il soggetto col quale Agid interloquisce proprio per tutte le attività anche di monitoraggio e relative all'attuazione del piano triennale. Quindi diventa la figura in qualche modo responsabile anche del rapporto tra le singole amministrazioni e il governo. Quindi credo che questo sia un elemento rilevante. Sono interessate tutte le pubbliche amministrazioni che rientrano nel conto economico consolidato dell'Istat, quindi comunque con una logica, come dire, ampia, non solo le amministrazioni pubbliche in senso stretto, ma tutte le PA che fanno parte del sistema pubblico. Io mi fermo qua con l'introduzione, intanto vedo che siamo quasi arrivati a 500 partecipanti, e passo la parola a Ernesto Belisario. Ernesto, puoi già accendere la webcam e chiudo il mio microfono e ti do la parola. Buon ascolto. Buongiorno a tutti, innanzitutto vi chiedo come si conviene, mentre vi do il saluto di benvenuto, se il segnale audio e video sia corretto, sia perfetto. Grazie a chi mi sta dando il feedback. Grazie anche a voi per essere così attenti e per aver accolto questo seminario, questo webinar con questo interesse. Dunque, il dato interessante che emerge dalla
dal sondaggio, dalla rilevazione che è stata condotta prima a cui avete risposto, non sorprende, no? Credo di poterlo dire anche a nome degli altri colleghi di questo webinar, e d'altronde chiunque di voi abbia letto le risultanze della Commissione parlamentare d'inchiesta, sullo stato di digitalizzazione non poteva, no, no, non poteva stupirsene. Però devo dire che il segnale positivo qual è? È la vostra presenza, cioè il fatto che questo webinar abbia riscosso questo successo in termini di presenza significa che le amministrazioni stanno capendo come chi stanno confrontandosi con un adempimento che evidentemente hanno capito non essere solo un adempimento burocratico, non è insomma la solita nomina, è una nomina particolarmente critica per l'organizzazione e soprattutto per il successo delle strategie di digitalizzazione che da anni sono state intraprese con maggiore o minore successo. E quindi probabilmente, fatto salvo un iniziale disinteresse per la norma, in questo momento la vostra presenza dimostra che c'è chi all'interno delle amministrazioni si sta concentrando su chi deve essere, come deve essere nominato il responsabile di transizione digitale. Tra l'altro, quello che è stato detto adesso è molto, molto importante che Adid abbia annunciato che dal 1° dicembre, così come previsto tra l'altro dal piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, i responsabili della transizione digitale saranno indicati sull'indice PA e quindi avranno rilievo esterno dedicato evidentemente alle figure di eminenza. Che cosa ci diremo nel corso di questi minuti? Parleremo della importanza dell'organizzazione nel vecchio CAD, quindi di quali sono le ragioni che hanno imposto la introduzione della nuova figura del responsabile della transizione. Poi cercheremo di individuare quali sono le prescrizioni normative che sono rilevanti per parlare del RTD. Cominciamo a prendere dimestichezza anche con questo acronimo, ne conosciamo tanti nella PA. RTD comincerà ad accompagnarci, anche se non l'ho utilizzato nelle slide, poi parleremo delle funzioni e poi parleremo dell'atto di nomina che è un altro documento assolutamente importante per l'organizzazione. Allora facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti. Vedo tra di voi molti colleghi, molti professionisti dell'amministrazione che ricorderanno perfettamente le tappe precedenti dell'amministrazione digitale, del CAD. Prima del CAD, qual era il livello delle responsabilità? Innanzitutto una piccola notazione. Non è vero, come si riteneva e come alcune leggende metropolitane volevano, che il CAD non fosse presidiato da sanzioni e responsabilità. Non è vero, non è mai stato vero, perché in un'amministrazione guidata dal principio di stretta legalità dell'azione amministrativa, così ci dice l'articolo 97,1 della Costituzione, se l'amministrazione non fa quello che gli dice la legge, l'attività amministrativa è legittima e già questo comporta una serie di sanzioni, una serie di responsabilità evidentemente indirette, ma comunque importanti e fondamentali per una pubblica amministrazione. Il codice, già nella versione previgente, per sottolinearlo, ci aveva dedicato alle responsabilità una previsione, una norma che c'è ancora, e questo è importante. Si chiama articolo 12,1 ter e dice, provo a recitare testualmente, che ciascun dirigente risponde per quanto di competenza dell'osservanza e dell'attuazione del codice dell'amministrazione digitale a diversi livelli di responsabilità: responsabilità disciplinare, responsabilità dirigenziale, valutazione della performance, fatto salvo, dice la norma, che dall'inadempimento non derivino eventuali responsabilità penali, civili ed erariali. Quindi intendiamoci, il codice dell'amministrazione digitale già prima della riforma del 2016 prevedeva sei distinti livelli di responsabilità. Mi hanno insegnato in università che più sono i livelli di sanzione che presidiano una determinata norma, più evidentemente quella norma è cara all'ordinamento. Quindi il tema non è che non vi fossero obblighi per le amministrazioni, né questi obblighi non fossero presidiati da livelli di responsabilità. Il tema, semmai, era
che prima della riforma del 2016 non vi fosse un meccanismo consolidato e assolutamente efficace per l'attivazione di queste responsabilità in un quadro complessivo che tutti noi sappiamo era di fatto un quadro di disapplicazione delle norme del codice dell'amministrazione digitale, no? Disapplicazione più o meno evidente, più o meno grave, ma comunque disapplicazione che ha portato il legislatore a intervenire sul CAD più volte nel corso degli ultimi anni. Per provare a sanare questo problema, perché sappiamo perfettamente che noi viviamo in un sistema amministrativo che si fonda su un principio tra i tanti che lo contraddistinguono, che è il cosiddetto principio di entificazione dell'interesse, cioè l'ordinamento ci ha abituato ad istituire una figura, un ente, un organismo che vigili su quelli che sono gli interessi e quindi abbiamo il responsabile per la prevenzione della corruzione, della trasparenza, abbiamo tante figure che curano interessi particolari, abbiamo il responsabile per il trattamento dei dati personali, con riferimento alla digitalizzazione, l'assenza di una figura di impulso e di coordinamento che si facesse carico dei processi di innovazione nelle amministrazioni, di fatto è assolutamente mancata. Il legislatore ha provato a intervenire, naturalmente è intervenuto nel 2010 con l'istituzione di un responsabile, ma facendolo per le PA centrali. Il decreto legislativo 235 del 2010 ha introdotto questa figura solo per le pubbliche amministrazioni centrali e limitando, se volete, questo probabilmente forse è stato il limite più grave, limitando questa figura all'attività ICT. In realtà, dopo questa esperienza, di cosa ci si è resi conto? Ci si è resi conto che quelle normative, anche settoriali, che avevano lavorato sulla istituzione di responsabili specifici come responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in un lasso di tempo minore avevano scalato molto più facilmente. Pensate alle vostre sezioni amministrazioni trasparenti, pensate ai vostri piani anticorruzione. In meno di 5 anni, la legge 190 è solo del novembre 2012, i vostri siti si sono popolati di un quantitativo di informazioni, per carità, sicuramente possono essere ancora più aggiornate, possono essere ancora più complete, possono essere di una qualità superiore, ma di fatto il salto che è stato fatto in base a quelle normative, grazie alla presenza di un soggetto che aveva il compito istituzionale, onde incorrere in responsabilità di attivare tutti gli altri soggetti dell'organizzazione, è stata sicuramente una mossa vincente. E d'altronde l'insegnamento che è venuto anche dalle pubbliche amministrazioni centrali è che l'attività di questo soggetto non si dovesse limitare soltanto ad un ruolo tecnologico, cioè responsabili sistemi informativi, perché, come sapete, il processo di digitalizzazione, per essere reale, effettivo, ha bisogno di essere presidiato su 3 livelli. Di certo il livello tecnologico, altrimenti non sarebbe un percorso di innovazione, ma sicuramente anche un livello normativo. L'utilizzo della tecnologia, infatti, deve avvenire sulla base di quelle che sono le prescrizioni di legge, trattandosi di pubbliche amministrazioni. E il terzo livello, però, è quello più importante ed è quello organizzativo. Senza un adeguato presidio all'organizzazione, con i doverosi, ce lo diciamo da tempo, processi di riorganizzazione, il percorso di digitalizzazione non arriverà mai a buon fine. E quindi è per questo che è stata rilevata l'assenza di un soggetto competente alle attività di impulso e di coordinamento, specialmente con riferimento alla reingegnerizzazione. Partendo di qui, nell'ambito della legge di riforma della pubblica amministrazione, come voi sapete, all'articolo 1 della legge 124 del 2015, cioè quella legge che ha conferito al governo una serie di deleghe, la prima norma per la riforma dell'amministrazione, la prima norma, l'articolo 1, dedicata alla carta della cittadinanza digitale, era dedicato alla riforma del codice dell'amministrazione digitale. Uno dei criteri dati dal Parlamento per esercizio della delega al governo era questo: ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di quell'articolo 17,1 del CAD, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile, individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguato
adeguate competenze tecnologiche e manageriali per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Quindi anche qui, quando prima nella slide Salvatore Marras ha ricordato come la nomina del responsabile di transizione digitale sia un adempimento di cruciale importanza, è talmente cruciale che è addirittura uno dei criteri, dei principi della legge delega con riferimento all'amministrazione digitale. È adempimento assolutamente centrale tanto per garantire l'effettività dei processi di digitalizzazione interno, tanto per garantire l'effettività di quei diritti di cittadinanza digitale che il legislatore ha portato avanti. C'è qualche partecipante che sta segnalando che non vede le slide, chiedo se si tratta di un problema condiviso oppure isolato soltanto per alcuni utenti e da questo punto di vista chiedo anche a Gianluca Finito di darmi un feedback. Ok, quindi direi che è un problema, vi ringrazio davvero, è un problema circoscritto. Quindi dicevo, questo è quello che prevede la legge delega, il legislatore non è andato molto lontano con la previsione contenuta all'articolo 17,1. All'articolo 17 del testo del CAD, quello vigente, quello in questo momento operativo, che si intitola, la rubrica è strutture per l'organizzazione e l'innovazione, le tecnologie, quindi l'importanza dell'interpretazione, strutture per l'organizzazione. Stiamo parlando di un adempimento organizzativo. Dicevo, ci dice, le pubbliche amministrazioni garantiscono, cioè devono garantire l'attuazione delle linee strategiche per l'organizzazione e digitalizzazione definite dal governo, e quindi stiamo parlando, tra le tante, anche del piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, che in questo momento viene in qualche modo richiamato anche nella sua parte di contenuto precettivo per le amministrazioni. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti, quindi dei soggetti tenuti all'applicazione del codice dell'amministrazione digitale, affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità attraverso una maggiore efficienza ed economicità. L'articolo 17,1 quindi ci dice come prima cosa che bisogna ciascuna amministrazione, ciascun soggetto tenuto all'osservanza del codice dell'amministrazione digitale deve nominare, deve individuare nell'ambito degli uffici dirigenziali esistenti l'ufficio dirigenziale che si occupa appunto di digitale, responsabile per la transizione alla modalità digitale. Allora permettetemi di fare l'avvocato e quindi di provare a interpretare quello che dice la norma. Innanzitutto partiamo dalla parola responsabile. Responsabile è un termine preciso, io ho inserito in questa slide una estratto del dizionario etimologico è appunto deriva dal latino rispondere, che significa risponde, e chi risponde, e chi garantisce per qualcosa o per qualche persona. Quindi di fatto non stiamo parlando di un coordinatore, di un manager della transizione digitale, stiamo parlando di qualcuno che se non consegue gli obiettivi, che sono gli obiettivi definiti dalla norma, gli obiettivi definiti dal piano triennale, risponde del proprio. È un meccanismo analogo, e questo è il bello di lavorare per responsabili. L'amministrazione conosce dal 90 il responsabile del procedimento, l'amministrazione conosce il RUP per i contratti e per le opere pubbliche, l'amministrazione conosce il responsabile per la sicurezza dal punto di vista dei lavori e dei cantieri, l'amministrazione conosce la figura del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Quindi il modello è sempre lo stesso, è un soggetto che deve assolutamente attrezzare tutto il processo e quindi attivarsi
impulso, di potere di impulso e di coordinamento, altrimenti ne risponde a proprio titolo di responsabilità, ovviamente contando sempre su quella che si chiama la leale collaborazione dei colleghi, ma da questo punto di vista il responsabile agisce su quell'articolo 12,1 ter di tutti i dirigenti, e quindi tutti i dirigenti rispondono per quanto di competenza, a questo punto coordinato e coordinati dal responsabile. Ora, l'altro tema, l'altro profilo a mio avviso rilevante è quello legato al fatto che il legislatore abbia espressamente indicato che va individuato l'ufficio responsabile per la transizione digitale, cioè si tratta di un lavoro non per uomini soli. Io in questa slide ho ripreso, e probabilmente gli amanti, gli appassionati di Star Wars avranno, come dire, assolutamente riconosciuto che questo è il Consiglio dei Jedi, no? L'ufficio della transizione digitale ci dice che si tratta di un lavoro per sua natura multidisciplinare, e quindi di un lavoro di team. Perché? Perché se andiamo a leggere successivamente il testo della norma, vedremo che le competenze che deve avere questo ufficio, ma soprattutto il livello di attività. Prima, quando abbiamo fatto il sondaggio, ci siamo detti che tutto sommato il responsabile di transizione digitale non è stato nominato nella gran parte delle vostre amministrazioni. Di fatto non ci siamo detti che è una cosa che non è semplicemente opportuna. Stiamo dicendo che senza il responsabile della transizione digitale, le amministrazioni non possono avviare il lavoro di adeguamento su tutta una serie di normative. Penso ad esempio, e la diciamo, e la dico subito, una delle prime è l'adeguamento alla circolare AGID 2/2017, cioè la circolare sulle misure minime di sicurezza per le pubbliche amministrazioni, il cui termine scade per l'adeguamento, così come previsto dalla circolare, il 31 dicembre 2017, e che prevede che il responsabile della transizione digitale debba non soltanto coordinare tutto il processo di adegu il percorso di adeguamento e di implementazione delle cautele minime di sicurezza, ma addirittura debba provvedere a redigere, a firmare e a marcare temporalmente il modello di implementazione che è allegato alla circolare AGID 2/2017, sempre nella stessa data. Ovviamente la marca temporale serve per la certificazione della compilazione e sottoscrizione del modello entro la scadenza prevista dall'estensore della circolare stessa, quindi dall'Agenzia per l'Italia digitale. Ebbene, se non c'è il responsabile, l'amministrazione non riuscirà a rispettare la norma, l'amministrazione non riuscirà ad arrivare al 31 dicembre con il modello. Chi lo firma il modello se non c'è un responsabile? Quindi questo significa che in caso di attacco, di violazione di dati personali o comunque di incidenti di sicurezza, l'amministrazione sarà gravemente inadempiente, e quindi questo esporrà Antonio Paduano, rispondo al volo a questa domanda, le altre continuate a farle, noi proveremo a dare risposta alle domande alla fine, no? Lo firma il responsabile di transizione digitale, che è la figura di riferimento per tutte le attività di sicurezza informatica all'interno delle pubbliche amministrazioni. Quindi stiamo dicendo che se non c'è il responsabile, e quindi l'amministrazione subisce un incidente di sicurezza e poi qualcuno le chiederà conto del perché non ci sono le misure di sicurezza, evidentemente chi ne pagherà le conseguenze è chi doveva nominare il responsabile di transizione digitale. Allo stesso tempo, se io nomino un responsabile, ma non do a questo responsabile, e lo vedremo dopo, la possibilità di potersi affidare ad un team di risorse che lo supportino, beh, di fatto sarà un grande problema. Ultima
Un'altra cosa interessante, allora, giustamente io sono stato abbastanza tranchant su chi lo firma e lo firma il responsabile. Tra un po' andiamo a vedere la parte relativa alle declaratorie. La declaratoria sulle attività tutte di sicurezza informatica è del responsabile di transizione digitale. Questo dice la legge. E il responsabile di transizione digitale è richiamato espressamente dalla circolare AGID 2 2017, che nella sua prima e originaria formulazione conteneva il riferimento soltanto al responsabile dei sistemi informativi. Poi questo riferimento è stato adeguato al responsabile per la transizione digitale. Tra un po' proveremo a capire anche quali sono le competenze che deve avere, perché le competenze sono assolutamente indicate dal CAD, dalla normativa. Bene. La cosa che mi piacerebbe sottolineare è che il responsabile si occupa della transizione, quindi attenzione, trattandosi di un soggetto che fa digital transformation, il responsabile di transizione digitale è il soggetto che si preoccupa di espletare un incarico a tempo, e cioè stiamo parlando della transizione da questa amministrazione che non è ancora digitale ma non è più completamente di carta. Quindi al responsabile è affidato questo lavoro straordinario, cioè di portare l'amministrazione ad un ordinario digitale, che in questo momento non esiste ancora. Fatto quello, sarà finito il lavoro del responsabile di transizione digitale, e poi ci sarà un ordinario. Poi lì probabilmente lavoreremo sull'ordinario. Questo è un lavoro straordinario, evoluzione delle modalità di un'amministrazione digitale, che è qualcosa che tocchiamo, ma anche verso un'amministrazione aperta. Quindi io in questa slide vi ho indicato che il responsabile di transizione digitale non è solo il soggetto che ha competenze in materia di e-government, ma anche il soggetto che ha competenze in materia di open government. Per esempio, a lungo si è ragionato all'interno dell'amministrazione su chi all'interno dell'amministrazione dovessero competere le funzioni e le competenze anche strategiche sugli open data e la parte appunto di Chief Data Officer dell'amministrazione. Beh, a mio avviso, la parte di transizione digitale copre anche questo, perché si parla di transizione verso un'amministrazione digitale aperta. Quindi non stiamo parlando solo di strumenti informativi, ma stiamo parlando ovviamente di uso delle tecnologie per la trasparenza, uso di tecnologie per i dati aperti, uso di tecnologie per le strategie di partecipazione dell'amministrazione, quindi l'implementazione degli strumenti di partecipazione. Quindi il compito del responsabile di transizione digitale, a mio avviso, è un compito più ampio rispetto alla sola erogazione dei servizi in rete per le imprese e per i cittadini. Fatta questa premessa, proviamo a ragionare sui compiti del responsabile. Allora, articolo 17 definisce i compiti del responsabile. Proviamo a leggerli e a tracciare qualche indicazione che ci viene da una prima e veloce lettura. La prima, il coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con standard tecnici e organizzativi comuni. Questo evidentemente dà grande importanza al responsabile della transizione digitale anche nel piano di approvvigionamenti e quindi nell'organizzazione degli appalti ICT, oltre che per rimanere ad uno dei temi del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, anche con riferimento alla interoperabilità tra i diversi sistemi. Poi si parla di indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione. Ritorniamo su quell'altro tema della sicurezza: indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente a dati, sistemi e infrastrutture, anche in relazione al sistema pubblico di connettività,
nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51. Quindi, ripeto, insisto, indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica. Questo evidentemente conferisce una centralità al responsabile della transizione digitale con riferimento a tutti quegli altri soggetti che si occupano a vario titolo di sicurezza all'interno dell'amministrazione. Penso ad esempio al piano di sicurezza che deve essere allegato al manuale di gestione documentale e al manuale di conservazione documentale, penso al registro trattamenti, a tutta la documentazione in materia di sicurezza che deve essere adottata per l'adeguamento al GDPR, cioè al regolamento sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea numero 679 del 2016. Quindi il responsabile della transizione digitale è il soggetto, è l'ufficio che conserva un coordinamento strategico tra questi soggetti, tra le misure previste dai singoli piani, tra le misure previste dai singoli fornitori, dalle singole soluzioni. Altra attività fondamentale che ci fa concepire il ruolo dell'ufficio responsabile di transizione digitale come ruolo trasversale e quindi già ci dà qualche indicazione sul ruolo e sulla preminenza del responsabile di transizione digitale è la parte di accessibilità. Sapete tutti che dal 2004 c'è una norma, che è la norma, la legge Stanca, la legge 4 del 2004 in materia di accessibilità, è importante che il responsabile della pianificazione e dell'implementazione delle misure, che sono tra l'altro presidiate da una forte responsabilità dirigenziale sull'accesso ai soggetti disabili, agli strumenti informatici, addirittura alla promozione dell'accessibilità, tanto nei confronti degli utenti esterni, tanto nei confronti dei laboratori, spetti al responsabile di transizione digitale. Quindi un grande lavoro di coordinamento che va e copre non solo il sito web e i servizi online, ma evidentemente copre anche tutti i documenti, gli originali informatici dell'amministrazione e con temi e profili anche giuridicamente molto importanti che poi magari affronteremo in un altro momento e sui quali c'è grandissima sensibilità di Formez anche in precedenti iniziative effettuate. Fin qui sembrerebbe quasi che il responsabile di transizione digitale è una figura che è dotata di soli compiti e competenze informatiche, abbiamo parlato di sistemi informativi, abbiamo parlato di sicurezza informatica, abbiamo parlato di accessibilità. In realtà adesso leggiamo i successivi compiti del responsabile. Analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi, nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa. Beh, qui significa che di fatto al responsabile di transizione digitale è finalmente affidato l'incarico, quindi sappiamo qual è l'ufficio che si deve preoccupare di verificare i bisogni in termini di reingegnerizzazione dell'amministrazione. Chi conosce il CAD da tempo sa che il CAD aveva imposto alle amministrazioni un obbligo di riorganizzazione in base all'utilizzo delle tecnologie, dove l'utilizzo delle tecnologie era strumento nell'ambito della necessaria e doverosa riorganizzazione. Quello che ovviamente mancava, ferme restando le competenze dei singoli uffici, era la esistenza di un soggetto unico che si prendesse carico di valutare, di fare questa analisi a fronte di alcune attività a ribasso. Ebbene, questo soggetto è il responsabile di transizione digitale, che quindi, dovendo fare la coerenza tra l'organizzazione e dell'amministrazione, deve verificare la coerenza tra i moduli organizzativi dei singoli uffici, addirittura deve cooperare alla revisione dell'organizzazione dell'amministrazione. Quindi è impulso nella misura in cui dice ai singoli uffici di fatto quel che non va. Questo significa che deve analizzare periodicamente, quindi non solo in fase di startup, quindi il responsabile di transizione digitale viene nominato, sicuramente deve fare una valutazione sulla coerenza dell'organizzazione onde evitare i classici vizi dell'organizzazione
dell'amministrazione che attua un'informatica parallela, cioè introduce l'utilizzo delle tecnologie senza rivedere i processi, ma coopera anche alla revisione dell'organizzazione, quindi fornisce delle indicazioni anche per standardizzare le procedure e i processi di riorganizzazione all'interno delle amministrazioni. Ora, altri compiti del responsabile sono quelli di indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi. E qui, anche in questo caso, ritorniamo alla parte tecnologica, ma ripeto, anche ad una forte parte sugli approvvigionamenti. Progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti di cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi. Ovviamente qui abbiamo un grandissimo ruolo, una grandissima importanza della parte relativa ai servizi online. Infine, abbiamo la pianificazione e coordinamento del processo di diffusione all'interno dell'amministrazione dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità. Quindi le decisioni relative, a chi, deve essere dotato di, posta elettronica, posta certificata, firme, elettroniche, chi, deve accedere, agli strumenti di gestione documentale, e come farlo è una decisione che deve passare attraverso la pianificazione e il coordinamento del responsabile, che quindi, e qui comincio ad anticipare la risposta ad una delle domande che ho già visto, già intravisto in chat, voi non vi preoccupate, continuate ad inserirle, noi le stiamo aggregando, sono tante e proveremo a darci risposta, però di sicuro possiamo dire che da questo punto di vista, se parliamo di coordinamento, il ruolo del responsabile della transizione digitale si pone appunto in modo, possiamo dire adesso utilizzando un termine in modo tecnico, sovraordinato rispetto a quello degli altri soggetti che si occupano di questi compiti in modo più settoriale, oltre ai diversi ai dirigenti, ai diversi uffici, penso in questo caso al responsabile della transizione digitale. A questo punto, proviamo a ragionare sulla nomina del responsabile. Le domande che voi avete fatto sono tante. Chi nomina? Quali sono le competenze? Proviamo a dare una risposta, proviamo a interpretare le norme che sono contenute all'articolo 17, che in questo momento è l'unica no norma che si occupa di responsabile di transizione digitale. Innanzitutto proviamo a capire chi è che lo nomina. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico. Attenzione, questo cosa significa? Significa che se risponde direttamente all'organo di vertice politico, è l'organo di vertice politico il soggetto che lo nomina, quindi c'è un rapporto assolutamente di nomina e di relazione al vertice politico del responsabile di transizione digitale. Questo è assolutamente importante perché ci sta dicendo che il commitment deve essere elevatissimo e ci sta quindi dicendo che con riferimento alla transizione digitale non c'è un altro superiore gerarchico dal punto di vista dell'amministrazione. E per questo è importante individuare la figura corretta e conferirgli nell'atto di nomina il soggetto, come dire, i poteri e tutte le condizioni per poter operare in modo sereno. Ora, il tema delle competenze del responsabile è un tema annoso ormai, nel senso che ne parliamo da quando questa figura è stata introdotta, è un tema di cui si occupa anche la commissione d'inchiesta. Innanzitutto, il legislatore ci dice quali sono le competenze che deve avere questa figura, tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali, cioè il responsabile deve in qualche modo coprire tutti e tre i livelli di un percorso di digitalizzazione che abbiamo detto da principio essere tecnologiche, giuridiche e organizzative.
Ovviamente questo tipo di nomina e quindi questo tipo di competenze devono essere concepite in modo, a mio avviso, tendenziale, nel senso che l'amministrazione nominerà il soggetto che più si avvicina a questo quadro di competenze, che sappiamo non essere un livello di competenze assolutamente presente adesso all'interno dell'amministrazione. Quindi è vero simile che in alcune amministrazioni io possa non avere tutti e questi tre soggetti, o meglio, cioè tutte queste tre competenze, lo stesso soggetto, dovrò nominare il dirigente dell'ufficio che più assomma queste caratteristiche. Ovviamente a questo punto l'idea è quella di colmare il resto delle competenze di cui non è dotato il soggetto nominato con delle competenze di staff, cioè devo essere in condizione, finché non potrò assumere se non ce l'ho il responsabile con i requisiti perfetti, dovrò dotarlo di risorse, visto che si tratta appunto di un ufficio, che gli consentano di acquisire e di avere a disposizione tutte le competenze necessarie per espletare i suoi diversi incarichi, i suoi diversi compiti. Ed è per questo che quindi il legislatore non ha fatto una declaratoria dicendo: è il responsabile dei sistemi informativi, è il segretario comunale. No, perché giustamente è stata fatta una valutazione legata alle caratteristiche che in concreto hanno le figure apicali che rientrano all'interno delle amministrazioni. Quindi attenzione. Provo a ricapitolare questo punto di grande delicatezza. La nomina compete all'organo di vertice, tra l'altro il comma 1 sexies prevede che in assenza del vertice politico il responsabile dell'ufficio per il digitale risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente, che quindi farà la relativa nomina, nomina del vertice politico se esiste, vertice amministrativo se non c'è il vertice politico. Il soggetto, il dirigente da nominare dovrà essere dotato di queste competenze, ma è come la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione. Anche lì il soggetto che più nell'amministrazione soddisfa quei requisiti di indipendenza, terzietà e assenza di gestione di processi a rischio che la normativa e gli atti di ANAC ci dicono che deve o dovrebbe avere. L'atto di nomina, provo ad andare veloce per provare a rimanere nei tempi. L'atto di nomina del soggetto appunto competente deve contemplare una serie di punti. Ho provato a riassumerli qui nella slide. Attenzione, ovviamente penso ad esempio all'ambito comunale, dove l'organo di vertice, quindi come molte amministrazioni si sono orientate nella nomina del responsabile con decreto del sindaco, poi però questa nomina deve essere accompagnata da un atto organizzativo, perché come vedete c'è bisogno innanzitutto dell'individuazione dell'ufficio. E poi con la individuazione del dirigente che se ne occupa, la norma prevede che se non c'è dirigente posso individuare una posizione apicale. Ha senso elencare all'interno del provvedimento di nomina anche le attribuzioni per renderla una nomina parlante per l'organizzazione? Cioè, mi spiego, potrebbe sicuramente andare bene richiamare direttamente l'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale, anzi è sicuramente sensato richiamare l'articolo 17, però a mio avviso, visto che questo responsabile ha un ruolo cruciale nell'organizzazione ed ha bisogno di essere riconosciuto come primus inter pares tra gli altri soggetti, perché di fatto li coordinerà, gli darà impulso, gli darà direttive, verificherà la loro organizzazione, ha senso che queste attribuzioni vengano, almeno quelle più rilevanti, vengano riprese nell'atto di
di nomina. Altra cosa significativa assai è quella della definizione di staff e risorse, ma banalmente può essere anche nomino tizio, dirigente dell'ufficio di sistemi informativi che farà queste cose nell'ambito del budget che gli è stato assegnato, che gli è stato già assegnato, se ritengo che il budget che ha il dirigente di sistemi informativi sia già sufficiente per fare tutte queste attività, oppure che potrà servirsi di risorse anche provenienti da altri uffici facendo attività di interpello interno, perché magari dei sistemi informativi ha bisogno di prendere qualcuno dagli affari legali o dall'organizzazione dell'amministrazione. Insomma, ha senso che nell'atto organizzativo che contiene la nomina o che accompagna la nomina ci sia la definizione di staff e risorse. Vi confesso che ho visto alcune nomine di responsabile di transizioni digitali in cui c'è di fatto la nomina, poi a fianco alla nomina c'è scritto tizio è nominato e dal presente atto non derivano ulteriori spese. Messa in questo modo, di fatto io non ho nominato un responsabile, ho nominato un parafulmine. Perché tutta la giurisprudenza sui responsabili ci insegna che la nomina al responsabile di qualcosa è effettiva se io, e quindi mi aiuta a scaricare le responsabilità, a delegare le responsabilità, solo se io metto questo responsabile nominato in condizione di operare. Quando giustamente nella domanda di bilancio, nella domanda iniziale c'era scritto pienamente operativo, il pienamente operativo vuol dire questo: se io ti nomino ma non ti metto in condizione di operare, è difficile che tu possa raggiungere quegli obiettivi. E inoltre, molto importante, definire e disciplinare i rapporti con le altre figure presenti, con le altre figure esistenti, il responsabile della gestione, il responsabile della conservazione, il responsabile di privacy, che sono a questo punto il responsabile del trattamento, ma anche il famoso DPO, cioè il responsabile della protezione dei dati personali. Ho inserito anche il difensore civico digitale. Il difensore civico digitale, come voi sapete, è una figura che inizialmente il decreto 179 del 2016 aveva posto obbligatoria per ogni amministrazione. In questo momento il soggetto, come il legislatore, nell'ambito del decreto correttivo di riforma del CAD, sta prevedendo una centralizzazione delle funzioni del difensore civico in capo all'Agenzia per l'Italia Digitale. Quindi, se dovessero essere confermate le previsioni della bozza, questa figura sarebbe esterna e quindi sarebbe opportuno, nell'ambito della nomina, definire, ma credo che sia tutto sommato già l'intenzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, perché nel momento in cui il responsabile di transizione digitale è indicato in indice PA, questo significa che sarà il punto di contatto dell'Agenzia anche con riferimento a tutte le attività dell'Agenzia, anche come difensore civico digitale. Provo a rispondere a qualche domanda. Evidentemente il responsabile è sempre un responsabile interno dell'amministrazione, e tra l'altro la riforma del codice, il correttivo che dovrebbe essere adottato nelle prossime settimane, dovrebbe prevedere le bozze, lo schema preliminare approvato al Consiglio dei Ministri l'8 di settembre già lo prevedono, dovrebbe prevedere la possibilità di gestirlo in forma associata, di gestire in forma associata questa figura, cioè di avere un unico responsabile per più enti. Credo che sia una previsione che va in linea con quanto previsto già dal piano triennale, e cioè che non sposta le scadenze, tutti gli enti, grandi e piccoli, hanno le stesse scadenze e gli stessi obiettivi. Se quelli di dimensioni medie e piccole non riescono a farcela da sole, l'unica soluzione è la collaborazione istituzionale. Ora, quindi questo da un punto di vista organizzativo, permettetemi e chiudo perché il tempo a mia disposizione è esaurito, quindi lascio la parola all'interessante intervento di Laura Castellani. Volevo raccontare che, a mio avviso, il responsabile per governare il processo ha bisogno di fare quantomeno due attività una volta insediato. La prima, e questo come dire, coincide con molte domande, vedo, non è chiaro come il responsabile risponde in prima persona delle decisioni prese in materia
materia di implementazione tecnologica, beh, è ovvio che le sue sono delle decisioni di tipo strategico di monitoraggio. Come si fa? La prima attività che deve fare è un'attività di assessment, cioè come cito spesso Martin Luther King per dire, per spiegare il ruolo del responsabile, dice: può essere che tu non sia responsabile della soluzione fino ad oggi, ma lo sarai se non farai nulla per cambiarla da oggi in poi. E cioè il responsabile ha necessità di tracciare un punto zero, cioè quando è stato nominato responsabile, qual era lo stato dell'arte dal punto di vista dei diversi ambiti di attività. Dopodiché ha necessità di fare un'attività di tipo strategico, un'attività di tipo strategico legata alla pianificazione, cioè il punto di partenza è quello che rileva, il consiglio è quello di rilevarlo perché tra un anno ormai il punto da cui è partito è il responsabile. E la situazione dell'amministrazione si sarà persa se io non ho tracciato uno starting point dell'ente. Dall'altro ha senso anche per definire qual è la strada da fare sui diversi ambiti di intervento in relazione agli obiettivi che sono posti dal piano triennale e dal codice dell'amministrazione digitale. Quindi tracciare in relazione ai diversi ambiti le scadenze normative e definire delle strategie di implementazione che nella logica del piano triennale vadano appunto nella logica di pianificazione degli interventi, di coinvolgimento degli altri soggetti, di predisposizione di meccanismi di monitoraggio anche interni, di riunioni e di coordinamento con le altre figure esistenti, è l'unico strumento per poter governare questo processo. Bene, io a questo punto, come dire, sperando di non avervi lasciati perplessi come l'amico che mi accompagna nelle presentazioni, provo a rispondere a qualche domanda. I nomi di Ciro Spataro ci dice a questo punto i nomi delle PA, fuori nomi delle PA che hanno già nominato i responsabili di transizione digitale, facciamo un po' di networking. Beh, credo che appena Agid avrà la funzione di responsabile di transizione digitale sarà possibile fare questa attività. Il responsabile dell'accessibilità e il responsabile della transizione digitale devono coincidere. Beh, di fatto ormai il responsabile di transizione digitale ha il coordinamento delle attività in materia di accessibilità e quindi è la figura di riferimento. Angelo Tedesco Pellitti dice: per quanto riguarda le regioni e gli enti locali, il responsabile deve essere un dirigente generale o può essere anche un dirigente non generale. Anche in questo caso la norma identifica un requisito tendenziale, ma come dire, sarebbe assolutamente preferibile che fosse generale anche per i poteri di coordinamento e per le funzioni organizzative. Il responsabile di transizione digitale può coincidere col difensore civico per il digitale? No, ma tanto perché semplicemente il difensore civico, se va in porto alla riforma del CAD, non sarà interno all'amministrazione perché sarà esterno. Con il responsabile della conservazione, in teoria potrebbe coincidere, confesso che probabilmente sarebbe preferibile che il responsabile di transizione digitale avesse un'attività di impulso e di coordinamento, se poi deve attuare le singole linee d'azione sulla gestione, sulla protezione dei dati personali, potrebbe diventare problematico. Quindi, se fosse preferibile, gli darei solo questo ruolo. Visto come evitare che la figura di responsabile diventi un collo di bottiglia, innanzitutto grazie alla presenza di un team, di un gruppo, perché questo non è un lavoro che si fa nel tempo libero, è un lavoro che deve essere dedicato almeno per l'attività di transizione, poi, ripeto, con l'adozione di documenti. Cinzia Difensa, considerando il ruolo trasversale responsabile, in quale rapporto con gli altri uffici connessi a trasparenza, accesso, eccetera, dunque no, non mi spingerei a verificare un ruolo gerarchico sulla trasparenza perché lì c'è proprio un'altra materia, un altro responsabile, ma di sicuro nella misura in cui gli compete la parte relativa al responsabile per la transizione verso un'amministrazione aperta, di sicuro gli compete l'attività di coordinamento legata alla parte tecnologica, quindi formati, standard, usabilità della sezione amministrazione trasparente, statistiche e feedback di accesso degli utenti, perché anche la trasparenza da quel punto di vista
diventa un servizio in rete. L'ufficio responsabile può essere centralizzato a livello dell'Unione, ci dice Luca Boccanatte, ovviamente se la riforma, a mio avviso, già in presenza della disposizione non lo vieta attuale, ma se il governo interverrà con il testo che è stato approvato in via preliminare, sicuramente sì. Dopodiché, è possibile che RTD sia un esterno? No, in caso di mancanze di competenze interne e finché l'amministrazione risponda a terreno principale, finché l'amministrazione non potrà assumere, c'è la strada della gestione associata. Il responsabile è un dirigente o anche un funzionario, dirigente o comunque apicale, Lucia Giorgio. Nelle aziende sanitarie da quale organo dipende? Non dipende, ma lo nomina il vertice amministrativo e risponde al vertice amministrativo. Deve essere nominato anche per le partecipate controllate, diceva Salvatore Marras, in linea di principio sì, anche se diceva Salvatore Marras che la gestione del RSD sarà per il momento per le amministrazioni e per il conto economico, stando la struttura di IPA, che significa direttamente all'organo di vertice politico, significa al sindaco, al presidente della regione, al vertice politico dell'amministrazione. Che inquadramento ha il responsabile? Ce lo siamo raccontati sulle competenze. Non ci sono delle certificazioni o dei titoli di studio minimi, ma io ritengo che siano abbastanza parlanti. Dovrà essere una modifica del regolamento organizzazione degli uffici? Sì, rispondo a Simone Chiarelli, infatti avevo parlato del doppio atto giunta, atto sindaco. Dopodiché, nel caso in cui non ci fosse all'interno, come si può avviare? Ne abbiamo detto. Il responsabile è un dirigente o un funzionario, ne abbiamo parlato. Collaboratore tecnico professionale, non la vedo proprio importante. Nella scuola chi nomina? Immagino che il MIUR si esprimerà così come si è espresso sui responsabili per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione. Quindi probabilmente aspetterei, in questo momento non ho indicazioni sul MIUR, ma immagino che tra l'altro essendo un campo di indice PA, il MIUR si esprimerà presto su questo. Dell'università può essere un docente, deve essere una figura apicale perché il problema è che il docente singolo può essere una figura molto competente, ma visto che come vedete qui abbiamo dei poteri di impulso, di coordinamento molto penetranti, se non c'è qualcuno che ha i poteri ed è riconosciuto ed è anche autorevole nell'organizzazione, difficilmente riusciremo ad arrivare a destinazione. L'Unione dei Comuni può condividere responsabilità di transizione digitale? Sì, anche gli enti locali lo devono nominare? Sì, può essere un in-house? No, non può essere in-house. L'in-house è come qualunque consulente o come qualunque soggetto di supporto, il responsabile deve essere interno. Bene, sono andato molto veloce, ma come dire, ho risposto per il momento a tutte le domande che erano state incollate nell'apposita lavagna durante il mio intervento. Io a questo punto cedo la parola a Salvatore Marras per il proseguo del. Grazie Ernesto, è stata una presentazione penso molto chiara e completa. E la domanda adesso è, una volta nominato, se è nominato, che cosa fa il responsabile della transizione digitale? Come si muove, come si organizza, di quali temi si deve occupare? Abbiamo una seconda domanda da sottoporvi prima di dare la parola a Laura Castellani che racconterà la sua esperienza come responsabile della transizione digitale della Regione Toscana. Chiederei a Gianluca di metterla online. È una checklist, un elenco di attività, di aspetti, di azioni che ogni responsabile dovrebbe seguire. E la domanda che vi facciamo è, anche se, come dire, in fase non completa, di queste cose nelle vostre amministrazioni, quanto vedete che c'è già, come dire, iniziativa, è stato attivato SPID, PagoPA, c'è un piano sulla sicurezza digitale, c'è un portale con i dati aperti, si sta passando verso
il cloud o si stanno consolidando i data center, cosa sta accadendo nelle vostre amministrazioni? Io qui dentro, tra l'altro, ho aggiunto una cosa che è lo sviluppo delle competenze digitali. Lo dico perché mi sembra uno degli elementi mancanti nei compiti del responsabile della transizione. Lo dico perché sono in fondo un formatore e quindi mi viene spontaneo pensare, ma come si può fare cambiamento se non si investe sulle persone e sulle risorse umane? Questa era una piccola annotazione. Passo la parola a Laura Castellani che sicuramente darà, come dire, consistenza a tutta una serie di domande anche che avete fatto e di problemi che i futuri responsabili della transizione devono affrontare. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Dunque, allora io porto questa mia testimonianza di un lavoro che devo dire che comunque è appena cominciato, c'è tanto da lavorare, però ecco, la cosa che vorrei dire in premessa è che io vorrei, cioè ho vissuto, tra virgolette, questa nomina, questo responsabile. Non tanto come un adempimento, ma nel momento in cui è stato in qualche modo scritto che era obbligatorio per le amministrazioni avere questo responsabile, io diciamo l'ho vista come un'opportunità. Tanto è vero che internamente al mio ente io non posso dire di aver avuto questa, cioè di essermi ritrovata questa nomina, ma io questa nomina l'ho fortemente voluta. Pur essendo un lavoro che in qualche modo è un lavoro molto oneroso, molto grosso, ma io l'ho vista subito come un'opportunità per far sì che in qualche modo si cominci all'interno delle pubbliche amministrazioni a parlare di digitale, a parlare di innovazione e non a parlare di informatica e di CED, come purtroppo in questi anni nelle pubbliche amministrazioni si è fatto, cioè in questi anni nelle pubbliche amministrazioni l'informatica è stata vista come un di cui, come un fatto che se l'informatica c'è bene, se non c'è in qualche modo se ne può anche fare a meno, l'informatica uguale CED. Invece, avendo appunto io fatto in questi anni proprio, cioè cercando di fare un lavoro sia per l'ente Regione Toscana che per il territorio, proprio per parlare non più di informatica, ma di innovazione digitale e di innovazione di processi rivolti al digitale, questa nomina secondo me è un primo passo, anche se poi non è l'unica, che in qualche modo dovrebbe cercare, cioè il nostro compito è quello anche di portare all'interno delle organizzazioni, tanto più se queste organizzazioni sono grandi come una regione, la consapevolezza dell'importanza del digitale e di che cosa questo digitale può portare proprio per le politiche degli enti. Venendo un po' a quella che è la nostra esperienza, io sono stata nominata con delibera di giunta regionale del 15 maggio, ho fatto anche la prima audizione in commissione per la digitalizzazione con l'onorevole Coppola e vorrei arrivare alla prossima audizione con, diciamo, un po' di lavoro, già messo a punto, anche se mi rendo conto che davvero il lavoro è tanto, non è facile. Però in qualche modo bisogna cominciare a mettere un po' ordine su questo tema. Quindi le finalità, come ha già detto molto bene il dottor Belisario, sono quelli, in qualche modo io le vedo, diciamo, due anime del lavoro che c'è da fare. Da una parte cercare di fare la trasformazione, la revisione, che è la parte più complicata dei processi e dei procedimenti interni a un ente, in maniera tale che questi davvero nascono digitali, come dico sempre io, e che in qualche modo si risolva quello che è il problema dei servizi anche online che si mettono fuori per i cittadini, che purtroppo spesso e volentieri non vengono usati perché noi purtroppo come pubblica amministrazione in generale tendiamo a digitalizzare quello che è il cartaceo. E quindi il risultato è che spesso e volentieri purtroppo al cittadino non solo non si semplifica la vita, ma purtroppo spesso e volentieri gliela complichiamo. Quindi tutto questo perché non c'è una revisione dei processi interni all'ente che ragionino proprio nell'ottica del digitale. Quindi questo è un film. L'altro tema che è importante ma che è collegato e che io diciamo, sento molto molto forte è che per poter fare questo lavoro non si può prescindere dal fatto di avere un forte coordinamento anche dello sviluppo dei sistemi informativi degli enti. Cioè non si può pensare che ognuno
all'interno delle strutture vada per conto proprio e in qualche modo gestisca quelle che sono le procedure software che servono per il proprio lavoro allo stesso modo. E questo è un po' quello, diciamo, che ci dice anche il piano triennale, cioè il coordinamento e la razionalizzazione. Quindi le due anime sono da una parte revisione dei processi e dall'altra implementazione del piano triennale, quindi con conseguente coordinamento dei sistemi informativi. Quali sono? Queste sono, diciamo, le due strategie che in qualche modo io vedo e che sono alla base delle attività che dovranno essere messe in piedi all'interno dell'ente. In particolare, quali sono, diciamo, gli strumenti? Perché a seguito della nostra delibera di giunta è stato fatto un documento in qualche modo diciamo organizzativo che dice: bene, allora una volta che è stata fatta questa nomina che deve raggiungere certi obiettivi, quali sono gli strumenti che ci diamo per raggiungere questi obiettivi? Allora, da una parte, diciamo quello che è un po' il tema per quanto riguarda la parte dei servizi rivolti verso l'esterno e verso i cittadini, diciamo un'adozione di linee guida. Importante è che non tanto come grafica, perché quello, diciamo, tra virgolette, è la parte sì importante, ma in qualche modo le linee guida per la grafica ci sono già, ma proprio di comportamento, cioè quando si mette fuori un servizio al cittadino, l'unico strumento che si deve dare al cittadino per poter accedere a questi servizi online è SPID. L'unico modo, quindi bisogna dare l'autenticazione tutto uguale per SPID. Bisogna fare in modo che nel momento in cui si entra con SPID non si richieda più la fotocopia del documento di identità, come spesso qualcuno chiede quando fa un bando. Quindi, diciamo, modalità che servono in qualche modo per rendere uniforme questo rapporto con il cittadino. La cosa importante è che queste linee guida interne, poi, e non solo queste, ma tutto il lavoro deve essere accompagnato da un'attività di monitoraggio e rendicontazione delle azioni che vengono fatte dagli uffici interni all'ente relativi a questo tema. Un'altra cosa importante, che sembra banale ma non lo è quello che per poter far sì che poi davvero si monitorizzi questo comportamento omogeneo, va messo in piedi un forte processo di controllo sugli atti che vengono fatti all'interno dell'ente. Cioè io dico, come ad oggi c'è il controllo degli atti che in qualche modo verifica che l'atto sia fatto bene da un punto di vista formale e di riferimenti normativi. Accanto poi c'è il controllo contabile. Ci dovrebbe essere anche proprio un controllo molto stretto sul fatto che nel momento in cui questo atto comporta di dover fare dei servizi per il cittadino, che questi siano fatti in modalità digitale e con delle regole ben precise. E spesso infatti vengono fatti bandi, per esempio, e ancora si trova in qualche bando che qualcuno, fortunatamente qua dentro ancora poco, ma qualcuno può chiedere il cartaceo, oppure nel momento in cui si fanno diciamo atti che in qualche modo prevedono l'avvio di istanze, delle dichiarazioni o delle comunicazioni, queste devono seguire queste linee guida che ho detto prima. Quindi questo è fondamentale, partire fin dall'inizio e controllare, non far passare gli atti, cioè fare un bel controllo su questi atti che facciano proprio il controllo su questi temi che ho detto. In particolare, come ho detto prima, deve essere proprio addirittura ci deve essere proprio un processo particolare, come ho detto, sulle comunicazioni telematiche. E l'ufficio del responsabile della transizione digitale deve essere un ufficio di cui tutte le strutture si devono avvalere nel momento in cui devono essere messi in piedi i servizi che prevedono delle comunicazioni telematiche con il cittadino. Quindi il controllo, cioè questo ufficio deve essere interpellato ex ante e non deve esserci, tra virgolette, come spesso succede ad oggi, il rincorrere quello che in qualche modo è stato fatto. Sembrano cose banali,
Però vi assicuro, perlomeno all'interno della nostra amministrazione, dove comunque un coordinamento sulla parte informatica e telematica c'è, ma vi assicuro che ogni giorno, come si dice dalle parti nostre, parte un treno e qualcuno parte con una sua propria interpretazione delle cose. Quindi la prima cosa che deve essere fatta con questo processo è quello che il cartaceo deve essere completamente annullato, e questo diciamo in breve. Anche questo sembra una cosa banale, Scusatemi, però c'è a un volte cronometro. spesso non lo è. Sempre proprio per questo ruolo di coordinamento e quello di seguire la programmazione dei contratti, cioè in qualche modo mettere in piedi un sistema che centralizzi i contratti ed evitare quindi che qualcuno parta e faccia gare o ordini per comprare procedure in qualche modo informative che esulano da tutti questi nostri temi. Anche questo è un tema importante, cioè ci deve essere anche qui un ufficio, cioè questo ufficio deve anche tenere traccia di tutto quello che parte per quanto riguarda la programmazione contrattuale della parte informatica. Questa ultima parte è molto importante soprattutto per poter adempiere a quelli che sono gli adempimenti, scusate il gioco di parole, previsti dal piano triennale. Cioè il fatto che ci debba essere un forte ruolo di coordinamento delle procedure che in qualche modo vengono usate all'interno dell'ente è fondamentale per poter mettere in atto quello che prevede il piano triennale. E a proposito di questo piano triennale, è importante anche. Questo noi lo facciamo a livello di ente da tanti anni e lo facciamo non solo per noi, ma anche per gli enti sul territorio, è quello di mettere a disposizione anche delle piattaforme e delle infrastrutture condivise da poter fare poi usare a tutti gli enti. Mi spiego meglio. Per la parte dell'autenticazione, noi abbiamo messo in piedi una piattaforma condivisa che fa il ruolo dell'autenticazione, per cui per noi e tutti i servizi che stanno dietro automaticamente prendono le autenticazioni tra virgolette del momento. Cioè noi fino a qualche tempo fa il nostro sistema di autenticazione era la carta nazionale, la carta sanitaria. Nel momento in cui è arrivato SPID è bastato cambiare SPID su questa piattaforma che automaticamente i servizi che utilizzavano questa piattaforma si sono trovati ad adempiere subito a quello che è il fatto di far accedere i cittadini tramite SPID. Analoga cosa per quanto riguarda la piattaforma pagamenti. Noi abbiamo messo in piedi una piattaforma che si interfaccia con Pago PA, per cui tutti coloro che avevano bisogno di utilizzare sistemi di pagamento utilizzando questa piattaforma automaticamente si sono ritrovati adempiere a quelli che sono i dettami del Pago PA. E quindi la cooperazione applicativa, quindi diciamo cercare di fare un lavoro, per non parlare poi del fatto, ma questa è una cosa che noi abbiamo ormai anche questa già da anni, di avere un nostro cloud data center prima, cloud ora unico, che in qualche modo vorrebbe diventare il cloud di tutta la PA Toscana, qualificandosi anche come polo strategico. Questa è più la parte, tra virgolette, più tecnologica del responsabile, però anche questa è importante perché facilita in qualche modo il lavoro di coordinamento e permette di adempiere a tutti quelli che sono diciamo, le parti più tecnologiche del responsabile strettamente correlate con il piano triennale. L'altra cosa importante, l'altra che poi non è diciamo da meno, ultima ma non meno importante, è quella della necessità di effettuare una mappatura delle banche dati che sono presenti negli enti. E questo noi diciamo lo facciamo anche utilizzando un gruppo di lavoro che noi abbiamo messo in piedi ormai da diverso tempo ed è un gruppo di lavoro interdirezionale, direi che poi diciamo, ha un suo braccio anche fuori dall'ente, che in qualche modo si occupa in particolare di open data e big data, cioè è un gruppo che ha il compito di gestire in modo uniforme e coordinato il patrimonio informativo dell'ente, in conformità con quelle che sono le normative previste nelle linee guida dell'AGID. Quindi questo è molto importante per consentire un'omogeneità nel trattamento dei dati
e anche per appunto per mettere i risparmi e cercare di valorizzare sempre più che quello che è il patrimonio dei dati dell'ente. All'interno di questo gruppo, ora l'intenzione sarebbe di allargarlo e fare in modo che questo in qualche modo lavori anche su quelle che sono le banche dati non prettamente open data, perché ovviamente come noi sappiamo tutte le banche dati, non è detto che i dati debbano essere messi per forza sotto forma di open data, ma è importante però che i dati si sia consapevoli di che cosa c'è all'interno dell'ente, perché per poter rendere accessibili davvero servizi digitali per il cittadino è importante che noi non si richieda, e questo è l'altro tema, informazioni che noi in qualche modo abbiamo all'interno dell'ente in primis, ma anche poi anche se noi sappiamo che questi dati sono nell'amministrazione accanto, è compito nostro attivare meccanismi di interoperabilità per far sì che questi dati vengano presi da noi e non richiesti al cittadino. Questa è una cosa che io ritengo fondamentale proprio anche nei rapporti e nei servizi online per il cittadino. È impensabile che noi si continui a chiedere al cittadino informazioni che noi abbiamo dentro. Anzi, la nostra logica è quello che piacerebbe a me fare. Ma quello è un passo ulteriore, è che io vorrei cercare di superare anche la logica proprio del servizio online, proprio andando sempre più verso il discorso dei fascicoli. E mi spiego meglio, cioè io faccio sempre l'esempio dell'iscrizione a scuola. Secondo me dovremmo superare il fatto di dire al cittadino, caro cittadino, dal tale giorno al tale giorno hai il modulo per iscrivere tuo figlio all'asilo, o nido o a scuola. E lo dovremmo trasformare in un altro modo, che è quello di dire, caro cittadino, mi risulta che tu hai un bimbo che compie 3 anni o ne compie 6, quindi deve andare a scuola. Mi confermi che queste sono le informazioni? Ok, e automaticamente viene fatta l'iscrizione a scuola. Quindi questo per dire che l'interoperabilità dei dati è importante, ma non si può fare interoperabilità se non si sa in primis quali sono le banche dati interne. E vi dico, vi assicuro per esperienza, che il tema di sapere quali sono le banche dati interne è un tema difficilissimo. Noi abbiamo avuto un tavolo del nostro assessore, quindi anche a livello molto alto, che ha cercato di mettere insieme gli uffici, le direzioni regionali e le agenzie per cercare di tirar fuori questo patrimonio informativo, e non è che sia venuto fuori chissà quanto, perché ognuno purtroppo ha le proprie banche dati nel cassetto esattamente come serve sotto la scrivania. Quindi questo lavoro di sensibilizzazione ed è per cercare di tirar fuori queste banche dati è fondamentale e importante. In ultimo, l'altro tema su cui diciamo io, ma anche tutti gli altri che sono stati interrogati, siamo tra virgolette caduti nell'audizione appunto con l'onorevole Coppola, è stato quello della performance, perché purtroppo noi perlomeno abbiamo nei nostri obiettivi dirigenziali messo alcuni indicatori, ma solo per la nostra direzione. Purtroppo per le altre direzioni ad oggi non ci sono degli obiettivi in particolare per il digitale. Stiamo lavorando, io ho un incontro proprio, sto facendo degli incontri proprio in questi giorni per mettere nel prossimo piano della performance del prossimo anno proprio degli indicatori, in primis partendo da quelle che sono le comunicazioni telematiche, a tutte le altre direzioni generali. Cioè quello che è il lavoro che dovremo cominciare a fare, è ovvio che non sarà una cosa che faremo dall'oggi al domani, cioè il lavoro che dovrà essere fatto è tanto, però intanto cominciare a dire che intanto non ci deve essere più cartaceo e che tutte le comunicazioni devono essere digitali, questo mi sembra il minimo che in qualche modo deve essere fatto e deve essere messo come obiettivo su tutte le direzioni. E questo ci permetterebbe anche proprio di cominciare ad applicare, tra virgolette, quelle che sono le sanzioni che il CAD già comunque prevede da molto tempo, che da noi si traducono in minor punteggio e quindi, tra virgolette, minore retribuzione della quota della produttività. Questo è un po' il lavoro che è fatto. Se vi devo dire, questo è, diciamo, più che altro è l'impostazione del lavoro che è stata fatta, perché ad oggi io diciamo, sono stata nominata, lavoro su questi temi. Io sono dirigente, ho 32 persone sotto di me. Ho identificato una persona che in particolare lavorerà con me su questo, però ora un ufficio vero e proprio con persone che si occupano solo di questo ancora non c'è, proprio per essere sinceri. Quindi, diciamo, il lavoro è in itinere e diciamo, quello che vorrei
diciamo, come tema, siccome questo lavoro, ripeto, non è una cosa, ho visto anche qualcosa sulle domande che è molto semplice da realizzare. Quindi quello che mi sono, tra virgolette, messa in testa io di fare nel prossimo anno è cercare tutto quello che ho detto, perlomeno di impostarlo e soprattutto cercare di utilizzare questo anno per fare proprio una grandissima opera di sensibilizzazione. Perché come ad oggi qua dentro tutti siamo sensibili al tema della privacy, purtroppo al tema del digitale ancora non lo siamo. E quindi diciamo l'opera deve essere fatta in primis per poter poi lavorare bene, una forte opera di sensibilizzazione con la formazione a partire dai direttori e dai dirigenti e anche dei dipendenti, una forte formazione, anche perché purtroppo spesso e volentieri i dipendenti non sono fortemente coinvolti in questi temi, invece bisogna cercare di coinvolgere, cercando di far capire però, ecco che mi riallaccio a quello che ho detto all'inizio, bisognerebbe cercare di far capire che questo ruolo è un'opportunità e non è l'ulteriore adempimento, perché se viene visto solo come un adempimento diventa veramente una fatica, ma deve essere visto come un'opportunità. Il fatto che io diciamo, convinca i miei colleghi degli altri uffici che quando fanno i bandi, invece di farsi mandare la scansione del modulo, si danno le forme in cui vengono messi i dati dentro direttamente da chi fa la domanda, deve essere visto da loro come anche una facilitazione del loro lavoro, che non devono più reinserire i dati dentro e non come che palle, scusate la parola, questi uffici di questi informatici che ci vuole sempre dare cose nuove. Ecco, questo è un po' il lavoro che abbiamo fatto e che deve essere fatto. Leggo un po' le domande. Prevedono i cartacei. Allora, allo stato attuale le tasse di aiuto che si istruiscono prevedono il cartaceo, non ci sono indicazioni sull'uso esclusivo di documenti digitali, si deve attivare un sistema predisposto a monte. Allora, per quanto riguarda la parte normativa, era più adatto Belisario. Comunque, ecco, anche su questo, sull'uso esclusivo di documenti digitali, mi sembra che comunque invece le norme ci siano tutte da poter prevedere. E poi, comunque, anche lì, se c'è un sistema digitale che permette, tra virgolette, cioè io non penso che il cittadino sia così contento di prendere, fare un file, poi andare a cercare uno scan per poterlo magari scannerizzare o addirittura prendere, partire e andare a portarlo. Quindi io sono dell'idea che se i sistemi che noi si fanno sono performanti e sono semplici da usare, queste sono tutte cose che facilitano. È necessario gestire anche le banche dati esterne di altri enti fruiti dagli utenti? In primis, esempio comune, gli utenti fruiscono di banche dati? Certo. Allora, in primis, come ho detto, deve essere fatto il censimento delle banche dati interne all'ente, ma poi, nel momento in cui si vanno a fare servizi ai cittadini, sì, è importante sapere quali sono anche, quando ho parlato di interoperabilità, è importante sapere anche quali sono le altre banche dati che sono a disposizione per poter aiutare e mettere in piedi questi cittadini. Scusate, ho letto sarebbe interessante poter leggere una relazione, lei mette in atto, sì, da poter essere una buona prassi, ora speriamo a dover nominare. Sarebbe interessante leggere il suo percorso operativo, sì, non c'è nessun problema a mettere, diciamo, online. Quello che è su queste slide è proprio, sono i contenuti del documento. Mi posso anche, tra virgolette, mettere a disposizione man mano i passi che vengono fatti. Un documento ampiamente condiviso, concordo, infatti il lavoro secondo me tra questi responsabili dovrebbe essere un lavoro davvero condiviso, per fare un lavoro davvero fatto bene, concordo che dovrebbe essere fatto un lavoro insieme dai diversi responsabili, perlomeno dai diversi responsabili delle stesse amministrazioni, proprio perché questo poi è ovvio che si ripercuoterebbe su un comportamento più uniforme anche verso l'esterno. Creare uno spazio di condivisione delle esperienze, un network di scambio di informazioni, il format sarebbe promotore ideale, questo eventualmente può rispondere il format, ma anche anch'io la trovo una cosa molto interessante. E basta, non mi sembra. Ah no, ecco. Dunque, il mio atto di nomina sì, è disponibile, basta andare sulla banca dati della Regione Toscana e uno cerca la delibera e vi dico che delibera è la delibera
È la delibera numero 491 del 15 maggio del 2017 e poi poi eventualmente posso mettere a disposizione anche il documento organizzativo che si sussegue da questa delibera. Quanto afferma in materia di comune sistemi informativi, è in contrasto con l'attuale organizzazione della PA? Basta cambiarla, cioè mi spiego meglio. È ovvio che bisogna capire, non tutte le organizzazioni sono fatte nello stesso modo, però è ovvio che se uno ha un'organizzazione dove ogni ufficio va per conto proprio sulla parte sistemi informativi, questo diciamo, cioè, anche se l'organizzazione, tra virgolette, fosse fatta così, ma il ruolo del responsabile deve in qualche modo fare da coordinamento e quindi deve vedere deve fare da coordinamento di questi sistemi. La centralizzazione così spinta provoca un appesantimento della burocrazia? Direi proprio di no, secondo me, perché non è una centralizzazione, si tratta di un coordinamento. E io mi sentirei di dire che no, cioè, è molto, molto, molto peggio continuare ad avere la frammentazione ed è molto peggio che ognuno continui ad andare per conto proprio ed è peggio sia in ottica di soldi e sia in ottica di servizi per i cittadini, cioè signori, noi come pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini abbiamo da recuperare un gap che è notevole, i cittadini ci vedono come un appesantimento e anche tutto quello che abbiamo messo come servizio online, purtroppo ora non tutti, ma purtroppo la maggior parte dei cittadini non li usano. Quindi, e questo è perché ognuno mette online quello che ha così senza fare un lavoro di coordinamento, di interoperabilità che è fondamentale. Io mi sembra di domande, me ne sono persa qualcuna? A tutto, perlomeno le domande principali. Il quadro che ha fatto è un quadro molto concreto, chiaro e soprattutto è importante che comunica il senso che si può fare, che dentro le amministrazioni, al di là dell'aspetto formale della nomina, c'è un lavoro di coordinamento e di raccordo sia sul fronte degli aspetti tecnologici, ma anche di quelli organizzativi, fondamentale che quindi questa figura ha un compito determinante per quanto riguarda lo sviluppo del digitale nella pubblica amministrazione. Quindi direi che non so se arrivano altre domande, ma l'obiettivo di questo seminario online, che era quello tanto di sollevare un interesse rispetto anche al fatto che siamo un po' in ritardo dal punto di vista della diffusione di questa figura nelle pubbliche amministrazioni, ma che comunque esiste già qualcuno che si muove e che l'attività che un responsabile della transizione digitale deve fare siano abbastanza definibili e chiare. Vedo anche Ernesto, chiedo comunque a entrambi se volete aggiungere qualcosa. Chiederei anche a Gianluca se può rimettere le due domande che abbiamo fatto ai nostri partecipanti, sia perché magari qualcuno potrebbe anche rispondere se non l'ha fatto, ma anche per ricostruire il quadro che viene fuori anche da chi ha seguito questo webinar. Ripeto, non è il quadro della pubblica amministrazione, è del noi qui e ora, però emerge chiaramente che c'è un buon 80% delle amministrazioni di chi ha partecipato al webinar che non ha ancora nominato questa figura, quindi c'è bisogno evidentemente di capire sia il senso, la rilevanza che il come procedere con le nomine. E poi nel quadro anche, che ovviamente non è completo, ma in questa checklist di qual è lo stato della digitalizzazione delle amministrazioni. Mi sembra che mentre siamo, come dire, a un buon livello sia dal punto di vista della dematerializzazione, quindi la parte di gestione documentale, e anche a un buon livello dal punto di vista della sicurezza, su molti degli altri punti le percentuali sono intorno al 20%, quindi c'è ancora lavoro da fare.
Questo da un lato, come dire, un po' mi preoccupa perché mi sarei aspettato comunque una situazione più equilibrata, però sono tutti elementi che rafforzano il senso di avere qualcuno che guidi questa transizione. Laura Castellani, Ernesto Belisario. Posso aggiungere? Certo. Poi volevo solo aggiungere perché ho visto una domanda che forse non avevo visto prima, scusatemi, ma queste domande mi girano un po', che è importante, che diciamo si riferisce a questo ruolo all'interno dei piccoli comuni. È ovvio che i piccoli comuni, non, è vero, mi rendo conto che comunque cioè, questo ruolo in qualche modo è un po' difficoltoso. Allora, per quanto riguarda perlomeno la Regione Toscana, diciamo noi il ruolo di supporto sia da un punto di vista tecnologico che anche da un punto di vista organizzativo per gli enti sul territorio, per i piccoli enti sul territorio, lo garantiamo. E penso che questo debba comunque essere garantito anche o dalle altre regioni o dalle città metropolitane o comunque dalle unioni dei comuni laddove queste esistono, credo che sia fondamentale perché è impensabile che noi si possa avere dei comuni piccoli, come purtroppo in Italia ce ne sono tantissimi, che hanno 3 dipendenti e che possano anche avere questo ruolo che in effetti comporta un lavoro da fare. Quindi penso che sia importante, questo dovrebbe essere cioè come il ruolo delle regioni è ritenuto. È ovvio che la responsabilità finale poi magari sta all'interno dell'ente, però ecco quello che possiamo fare anche come regione, come soggetti aggregatori, come siamo nominati così anche nel piano triennale, è cercare di mettere a disposizione tutti gli strumenti che possano dare una mano per svolgere questo lavoro. Dunque, due cose al volo in chiusura per evitare di prendervi molto tempo. La prima, se posso. Ernesto. Sì, mi senti? Mi sentite? Dicevo, due cose al volo. La prima, c'era un partecipante che diceva, quindi deve essere forte la sponsorship politica. La risposta è sì, tanto forte che lo deve nominare l'organo di vertice. Quindi sì, è fortissimo, è un fattore critico nelle politiche di digitalizzazione, il commitment forte che deve essere avvertito da tutti e deve concretarsi in un provvedimento formale. La seconda domanda è dove ci sono le scadenze della digitalizzazione? Le scadenze precise le trovate in due atti che sono fondamentali. Il primo è normativo ed è il codice dell'amministrazione digitale, il secondo è il piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione che contiene delle schede di riepilogo importantissime con l'indicazione dei termini e per gli adempimenti. Io credo che partire da lì sia assolutamente doveroso. Grazie a tutti. Grazie Laura Castellani, grazie Ernesto Belisario. Qui ci fermiamo. Vi ricordo che già tra 2 settimane torneremo per ragionare intorno a un altro ruolo chiave, che è quello del responsabile della gestione documentale e successivamente sul responsabile del trattamento dei dati personali. Sono 3 figure che in qualche modo dovrebbero fare un'alleanza tra di loro per lavorare meglio insieme. Su tutti i temi che riguardano il triennale, le scadenze che accennava Ernesto, vi anticipo che da gennaio, sempre in questa attività di supporto che facciamo ad Agid, avvieremo un webinar alla settimana sui diversi aspetti del triennale. Quindi ogni volta verrà approfondito uno dei temi, chiave del triennale, cercando di capire, anche con la presenza dei funzionari di Agid, quali sono le indicazioni e il modo di muoversi per la pubblica amministrazione. Ringrazio tutti e vi invito alla prossima occasione, al prossimo appuntamento.